Quello che vedete è un telefono da campo militare negli anni 1940, quindi utilizzato per lo più nella Seconda Guerra Mondiale, è tedesco. La scocca esterna è un materiale plastico, in realtà è una resina pressata che ha un nome che ora non ricordo quale, scrivetelo nei commenti se lo sapete. Di fatto è diciamo, il prototipo delle più moderne plastiche. Qui vediamo che è presente una lista con dei nomi in tedesco, così che durante la telefonata, se ci fosse bisogno di fare uno spelling, si era standardizzata la parola da pronunciare. Ad esempio, se dovevo dire K, non dicevo K di Kartoffeln, ma dicevo questa parola qui. Dentro come si presenta? Abbiamo sul lato superiore della scocca il circuito. Poi invece qui c'è uno schema proprio di progettazione dell'apparato. La cornetta, che non è autentica perché è del 1944, visto purtroppo, pazienza, sarà stata sostituita, si attacca all'apparato tramite una presa a 5 poli. In verità sono 4 poli, di cui uno centrale collegato a niente. Qui abbiamo i due nodi a cui poi colleghiamo il circuito telefonico. Sarebbero questi due nodi LA ed LB. Come si realizza il circuito? Si collegano due cavi conduttori a un altro telefono come questo, oppure a un centralino, più comunemente. E di solito si usano due cavi, ma spesso in realtà c'era a disposizione un solo cavo. Che questo cavo andava poi srotolato sul terreno. E essendocene a disposizione uno solo, come si faceva? Si adoperava la cosiddetta configurazione a circuito misto, ovvero il collegamento tramite gli apparati si faceva attraverso uno dei due nodi, di solito, anzi, senza il di solito, con questo, con LA, mentre LB/E veniva poi collegato direttamente a terra, nel terreno, tramite un picchetto di terra, così che il circuito si possa chiudere, no? Qui sotto abbiamo il vano batteria. Adesso non c'è la batteria, però si collega qua al polo positivo e al polo negativo. Ne ho realizzata una così al volo da 1,5 volt e per testare il funzionamento del microfono e funziona. Ok, andiamo adesso a vedere come funziona effettivamente il processo della telefonata. Come prima cosa ho smontato questa levetta che era qui appoggiata e l'ho avvitata qui in corrispondenza del generatore. L'operatore per telefonare, cioè l'operatore, il soldato ad esempio, per telefonare al centralino, cosa faceva? Ruotava la manovella, il circuito ovviamente era già collegato ai cavi posti in genere sul terreno, ruotava la manovella del generatore in questo modo e si aziona. Si genera una tensione che va, se la linea è operativa, che va a far suonare la suoneria del ricevitore. Se l'operatore non otteneva alcuna risposta, faceva la procedura di prova linea, che consiste nel premere questo pulsante e girare la manovella e se la linea non era interrotta, allora suonava la suoneria. Infatti, se andiamo a vedere questo schema, il pulsante sarebbe questo PT, andandolo ad azionare si chiude il circuito e poi girando la manovella, azionando il generatore, la corrente torna e va ad azionare la suoneria, che sarebbe questa W. Ovviamente ritorna solamente se LA è collegato con LB, ovvero se effettivamente viene stabilito un circuito, se c'è un carico, cioè se i collegamenti sono non interrotti. Ovviamente adesso non ce l'abbiamo l'altro telefono per fare la prova, non abbiamo un centralino qui collegato, quindi chiudiamo artificialmente il circuito con questo cavo. Ora fa contatto, premo il pulsante e giro. Qui ci sono due fori, sarebbero l'ingresso per una cuffia ausiliaria. Infatti, se un altro voleva ascoltare la telefonata,
poteva collegarci una cuffia che purtroppo non ho qui, oppure semplicemente il soldato, l'operatore non poteva permettersi di avere le mani impegnate con la cornetta e quindi utilizzava una cuffia, talvolta abbinata con il laringofono, che è uno strumento che si metteva al collo e fungeva da microfono, ma invece di captare, diciamo, le onde sonore direttamente emesse dalla nostra bocca, andava a le vibrazioni date dal nostro collo proprio. E quindi, se ci pensate, in un ambiente magari rumoroso, con esplosioni, spari, urla, era la soluzione migliore. Notiamo altri particolari, ad esempio questa presa, non si vede molto, ma sono delle fessure che semplicemente fanno sì che quando il telefono è chiuso la suoneria si senta meglio. Qui abbiamo altri due ingressi a cui si collegano però dei cavi jack. E la loro funzione è quella di sostituire questi due, anche se è leggermente diverso perché di solito all'interno di un jack sono presenti già due cavi, quindi è sufficiente collegare un solo jack a un altro telefono, un centralino, per stabilire la linea. Oh, mi sembra di aver detto tutto. Diamo un'occhiata al telefono quando è chiuso. Si può notare, a proposito, che il cavo esce ed è pinzato. Adesso proprio l'ho messo un po' male, però è pinzato e non si rompe perché hanno creato uno spazio in gomma, probabilmente un tempo era più morbida, adesso è abbastanza rigida. Comunque serve ovviamente per telefonare quando piove, senza che ci sia il rischio che si bagni l'interno dell'apparato. A proposito della cornetta, per parlare bisogna premere questo pulsante che va poi ad assorbire l'energia dalla batteria e alimentare l'apparato. Vedete che ci sono dei dentini, e questi dentini qui sono 1, 2, 3, servivano quando appoggiamo il telefono, ad esempio qui, su questo tipo di supporto. I dentini adesso non si nota, però creano uno spazio che fa sì che non venga schiacciato il tasto, così non si consuma energia. Ovviamente mi vengono in mente altre cose da dire, ma sarò breve visto che il video è molto lungo. Come notate qua sulla cornetta c'è questo gancetto e veniva utilizzato per appenderla. Infatti il telefonista spesso adoperava il telefono appendendolo al collo attraverso come si chiama, una cintura che si collegava in corrispondenza di questo foro di quest'altro, quindi una tracolla, e questa tracolla aveva un gancetto a cui si attaccava la cornetta che penzolava. Vi farei vedere anche l'interno dell'apparato, è molto semplice, basta svitare due viti e si estrae tutto il pezzo in metallo. Da questo lato abbiamo il generatore, qui abbiamo una bobina. All'interno c'è la suoneria. Che cos'è la suoneria? Non è altro che un campanello. Lasciate un commento se il video vi è piaciuto e tra l'altro correggetemi se ho detto delle sciocchezze, cosa alquanto probabile.